È difficile da spiegare. È come se stessi per affogare. Tutto si muove attorno a me o resta fermo. Troppo fermo. Ho bisogno di voi e non mi venite a trovare. Vi parlo. I vostri occhi mi guardano, ma è il vostro cuore che non mi sente. Gioia, rabbia, paura, speranza, tristezza, lamento. Mi aiutate a dare un senso. Mi concedete di condividere con voi quello che io sento. Condividere. Già, che strana parola, condivisione. Oggi tutto parla di condivisione. La TV, i giornali, la pubblicità, la rete. Oggi il sole è troppo forte per essere guardato. Mettiamoci al riparo dalla solitudine. Io ci penso, ma voi vi siete mai chiesti cosa vuol dire condivisione? Generosità. Fratellanza. Altruismo. Nessuno dice social network? Eppure tutti i giorni, con i nostri smartphone, condividiamo la nostra vita. Ogni attimo della nostra vita. Cos'è questa? Non è condivisione? Che confusione! Mi sembrava così semplice la risposta. Eppure, più mi ripeto la domanda, più il suo significato mi sfugge. La musica, nel mio orecchio, mi suggerisce il ritmo. Inizio a camminare. Qualcuno incontrerò che mi aiuterà a capire. Cosa significa per lei condivisione? Mi sono posto anche io molte volte questa domanda. Essere disposti a dare parte di ciò che si ha. Partecipare a qualcosa di collettivo. E quindi condividere per me significa vivere insieme. E mi è piaciuto molto il modo in cui ha parlato della condivisione, parlando dell'amore. L'importante appunto è amare, perché l'amore è quello che aiuta a condividere tutto. Meno le cose cattive, quelle proprio no. Nel mio ambito, essendo un allenatore, penso che condividere sia condividere il tempo che tu hai, magari il tuo tempo libero, con i ragazzi. In particolare, la cosa che mi è piaciuta è che non ha detto che si condividono le vittorie o comunque le partite perse, ma si condivide l'obiettivo di andare avanti insieme, uniti. Nella vita ci sono i momenti in cui uno resta solo e studia, cresce, impara, ma altri momenti, e forse sono i più importanti, in cui si condivide il tempo con gli altri e in quel momento proprio si cresce, si diventa delle persone adulte. La parola è condivisione. Dar qualcosa a qualcuno. Invece un contrario di condivisione è? Tenere le cose e non darle a qualcuno. Quando ho chiesto a mia sorella piccola che cosa condividesse di più con mamma e papà, e la risposta di getto, senza indugiare, è stata l'amore. Quindi se dovesse dirmi cosa significa per lei condividere? Beh, essere monaci vuol dire tu ad esempio non hai più niente, tutto quello che tu avevi lo devi mettere a disposizione degli altri. Questa continua condivisione, e nello stesso tempo, ecco, quello che io sono posso condividerlo anche con gli altri proprio attraverso questo canale, la preghiera, ma anche l'incontro, perché le grate, noi qui adesso non vediamo le grate, ma le grate non ci separano nel cuore. Accogliendo stai condividendo ciò che hai con lo straniero, sì. Quindi da quella parte lì direi che è l'accoglienza. Per lui la condivisione è appunto un rapporto tra due o più persone in cui niente è segreto e alla cui base poi c'è la fiducia. È la prima persona che ho visto sulla strada, mi fermo anche se non so dove viene, lo saluto, dove viene, come va la... E fai così anche qua in Italia? Quindi. In Italia l'ho provato mille volte e nessuno mi caga, quindi direi di no. Porsi vicino, stare accanto. Penso più dal punto di vista della relazione che delle cose materiali, perché è di quello che ce n'è bisogno tanto oggi.
questo mi ha fatto anche pensare che anche il concetto stesso di condivisione possa essere visto dalle persone in modo diverso a seconda appunto dell'ambiente in cui si formano. Facebook nella vita reale non è mai uguale, cioè condivido su Facebook magari perché mi annoio e mi metto lì a scrivere chiunque, quindi che è un'altra cosa diversa. Ritengo molto faticoso una condivisione online perché perde quello che di bello c'è nella relazione, cioè il volto dell'altro. Internet è una cosa oggi che dal punto di vista monastico è utilissimo, perché puoi rispondere quando vuoi, però proprio attraverso la posta elettronica si sono venuti a creare davvero dei rapporti con delle persone che non conosciamo effettivamente, ma però chiedono questa vicinanza e la sentono. La mia filosofia è sempre quella: se vuoi ottenere qualcosa, sia dai social che dalla vita, prima dai. Se qualcuno chiede un consiglio e tu sei competente, scrivilo. Se qualcuno chiede un parere e tu hai un altro punto di vista, scrivilo, perché magari aiuta. E poi vedi che prima o poi qualcosa torna. Secondo me paragonare la condivisione online è come un po' paragonare l'amore all'amore platonico, insomma. È bello anche l'amore platonico, ma è più bello l'amore vero. Quando ho pubblicato il post in cui dicevo io il 4 di maggio farò il trapianto, sono stati tutti felicissimi e in massa hanno partecipato al mio stato d'animo. Quindi internet ti fa sentire meno solo. Visto che le persone arrivano a me per la rete, sia dal sito che dai social, è ovvio che io esisto e vivo grazie a questo. Share, like, pubblicare, taggare, significa mettere in evidenza, probabilmente. E allora, in questo senso, Medici Senza Frontiere ha il dovere di mettere in evidenza quello che succede, e tramite i social network si può fare. Ha una connotazione però un pochino diversa rispetto a quella della vivere praticamente insieme quello che sta succedendo nel mondo. Le persone sono superiori alla tecnologia. Le persone la creano, la tecnologia. Skype può sostituire la lontananza in alcuni momenti. Non è la medicina. La medicina è una carezza, un abbraccio. La medicina è l'incontro. Le risposte che ricevo dagli altri sui social sono pollici verso l'alto. Tanti imperatori di Roma che mi dicono che il gladiatore può vivere. Good, buono. E se tanti buono, ottimo. Sei una persona realizzata. Non è vero e lo sento. Ho il bisogno di sentire, di vedere l'aria tra me e chi riceve le mie emozioni, non uno schermo. Sedicesimi riverbero e distorsione. Una chitarra diventa un'orchestra. Aggiungi una chitarra con il delay. Muori delay. Quindi la condivisione può nascere anche da dei momenti negativi. La malattia è un momento difficile, non è un momento negativo. La malattia è un momento in cui si imparano tante cose, si impara il valore della vita, di quando l'abbiamo, perché quando abbiamo qualcosa non la consideriamo. Quando magari c'è pericolo che ci scappa via diventa importante. Noi tutti rifugiamo dalla sofferenza, non vogliamo soffrire, ci spaventa tantissimo. Imparare a stare nella sofferenza con chi è meno fortunato, con chi ha meno risorse, ti aiuta anche a gestire meglio poi la tua di sofferenza interiore soprattutto. È una vita in gruppo, senza l'altro, cioè, pensare che non si può andare da nessuna parte. Io vivo così, grazie a te potrei diventare e grazie a me potrai anche diventare, quindi sappiamo cosa vogliamo insieme. È una prima cosa che io dico a loro, dico: quante volte dite grazie ai vostri genitori? Ecco, comincia a dire grazie che già quella è condivisione. Tu dici grazie per tutto quello che ti viene dato, il tuo grazie diventa già
un condividere con gli altri. Magari ecco, se la gente comune potesse darsi una mano un pochino più con l'altra, invece vedo che fuori la prima cosa è io non mi fido. Sì, io mi fido di te, devo anche pensare che come mi sbaglio potrai anche tu sbagliare. Non vedo un atto di bullismo quando ci mettiamo tutti insieme a parlare di problemi importanti e di come affrontarli tutti insieme. La condivisione sconfigge questo. Cosa vi aspettate dal futuro? Io avere tanti amici, una bella famiglia, stare in compagnia. Perché ha deciso di condividere con noi parte del suo tempo? Perché il tempo va condiviso, va donato. Il tempo donato torna. È un tempo dedicato alle persone. E se noi non dedichiamo tempo alle persone come voi, quelli che vengono chiamati adolescenti, ma che sono uomini e donne di domani, a chi dobbiamo dedicarlo? La condivisione è l'incontro, è sentirci empaticamente vicino agli altri e scoprirci uguali nelle difficoltà, nelle paure, ma anche nei sogni. È sapere che chi ho davanti mi può capire, e che non servono tante parole per spiegare. Condivisione è sapere che se tutti diamo, tutti avremo in cambio. Condivisione è il tempo dedicato. L'egoismo uccide la melodia che accompagna i miei passi. Tra un attimo sarò arrivato. Anche io incontrerò qualcuno. Gli dirò che ho capito che se grida non può sentire. Che si alza il muro del pregiudizio, non mi può vedere. Ascoltami, ti prego. Non mi bastano i tuoi occhi se oltre a me che stai guardando. Non mi basta il tuo tempo se altro che stai pensando. Non mi basta il tuo spazio se non è lì dove sei. Allora alza il tuo sguardo, siediti accanto. Dimentica il frastuono inutile, così io non sarò più solo io. E tu non sarai più solo tu, ma io e te saremo noi.